Andare a Bottega di Poesia. È il titolo di un'iniziativa che abbiamo avviato a Barcis assieme a Pierluigi Cappello. A Bottega si andava da un artigiano o da qualcuno di mestiere. E perché non anche da un poeta, cioè da un artigiano della parola? Stefan Zavrel, illustratore di libri per ragazzi, secondo l'opinione corrente un artista e di alto livello, amico e collaboratore del Circolo Culturale Menocchio, diceva che artista è una parola che dovrebbe essere taciuta. Secondo lui esistono solo artigiani, cioè coloro che provano, riprovano, tentano di fare sempre meglio, imparando dai propri errori, usando il materiale che si trovano tra le mani. Ricordo un giorno a casa sua, a Ruolo di Sarmede, gli avevano affidato una ragazza da rieducare, diceva lui, che aveva intenzione di illustrare un libro per bambini con protagonista un orso. La costringeva a lavorare per almeno 10 ore al giorno. Le diceva: quando ne avrai disegnati 1.000, allora, forse, uscirà fuori il tuo orso, perché l'automano non ti sarà d'inciampo, ma ti obbedirà e ti aiuterà a crescere. Artigianato anche il far poesia. Dietro ogni verso ci sono tanto lavoro, tanta fatica, impegno serio e tanta vita. Come in una goccia d'acqua. Uguali come due gocce d'acqua, si usa dire. Wisława Szymborska, premio Nobel della letteratura nel 76, scrive diverse. Come due gocce d'acqua. Vale per ogni parola, per ogni singola parola, mai identica a se stessa. Attimo dopo attimo accoglie inedite significazioni in una mai finita variabilità. Come il gesto anche minimo dell'artigiano, o quello di chi fa un qualsiasi lavoro, ripetuto già decine di migliaia di volte. A una domanda di Danilo De Marco, pubblicata in Tremando il vivere, Pierluigi rispose: la parola ama anche il silenzio, e un poeta tende al silenzio, o meglio, alla qualità del silenzio, per dilatarne le sue significanze. Per esempio in poesia, quando in una pagina intera si occupa solo una porzione limitata di spazio. Lo spazio attorno non è casuale, rappresenta il silenzio. Quando si va a capo, quando si spezza il verso a metà, quando lo si dispone disossato, quelle sono le parti di silenzio che si danno alternativamente. È un viaggio di spola, un continuo ritornare sulle cose. Ma al di là di questo esiste una grammatica seconda che è la musica interna delle parole. Le parole le adoperi per avvicinarti alle cose, ma nel momento stesso in cui le adoperi, appunto perché parole, diventano segni delle cose stesse che tendono ad allontanarti da esse. I pensieri si sono fermati nei gesti, nel silenzio, nelle cose fatte. Una citazione di Pierluigi. Tengo per me. Cos'è curare il fuoco? L'odore spesso di legna bruciata, lo stoppino fra le dita, lo stare di tutti i giorni nelle cose da fare. Un giorno Pierluigi mi telefonò per chiedermi come tradurre la poesia di Federico Tavan, Picciol Ciant,
di Federico Tavano aveva una grande stima, tentando di mantenere la musicalità della parlata di Andreis, il ritmo, le sonorità, i suoni, le risonanze, le rime sotto traccia, gli a capo, i silenzi. Doveva trasferirla in italiano perché fosse letta in un incontro a Udine al Palamostre con Wisława Szymborska. La poesia era Picciol Chant, piccolo canto. Favieleme, delitomans, che han sempre carecciat lacrime seridudes. Parlami delle tue mani, che hanno sempre accarezzato lacrime e sorrisi. Favieleme del tuo cuore e del suo battudes. Parlami del tuo cuore e dei suoi battiti. Puarteme i ans chi cor per strade senza curves. Portami agli anni che corrono lungo strade senza curve. Favieleme di ciò che tu vuol. Parlami di ciò che vuoi. Lasciami iode in te vuoi un lac plen de barciute. Lasciami vedere negli occhi un lago pieno di barchette. Conteme de quan che tornando alla fontana la sela plena de vita arit. Raccontami di quando, tornando dalla fontana, il secchio pieno di vita ride. Qual è la parola adatta per trasferire in italiano sela, cioè il secchio? Il recipiente con il quale si andava a prendere l'acqua alla fontana del paese? E le parole con uguale desinenza, come potrebbe riprodurle in italiano? Ad esempio, lacrimes, ridudes, batudes, curves, barciutes, queste rime anche interne della poesia, come nascoste nel verso. Come spezzare le ultime quattro righe senza perdere il ritmo musicale dell'ondeggiare dei secchi appesi all'arconcello. Si può provare, e qua ho messo giù alcuni esempi di a capo diversi per vedere se funzionava, se restava ancora il ritmo della parlata originale della poesia di Federico. Ed è un lavoro che si può fare con i bambini. Provare e riprovare, tentare, vedere se funziona, se non funziona, quale funziona meglio, quale non funziona. Oppure, ma forse ce n'è un'altra che ancora non abbiamo provato e dobbiamo cercare di trovarla. In un incontro a Barcis, in occasione delle iniziative collegate al Premio Internazionale di Poesia Giuseppe Malatia da Vallata, Pierluigi lesse due capitoli di questa libertà. E li abbiamo filmati e registrati e ho solo questa copia, vorremmo proprio farne delle copie e distribuirle così, perché è una lettura straordinaria con accompagnamento musicale di quella che era la sua seconda famiglia, l'amicizia con i Fassetta, la Giannina e la Cristina, la Elisa in particolare, quella che suona il violoncello, che lui voleva che arrivasse sempre lì a casa sua con il violoncello e fargli una sonata. Ecco. E sono da ascoltare e da guardare. Il DVD potrebbe essere diffuso con allegati testi. Sta andando in stampa, in una delle collane del Menocchio, Infinito Leopardi, un volume di Anna De Simone, alla quale io mando un saluto, non sta bene, ecco, e noi stiamo mandando in stampa con questo volume che è sul Infinito Leopardi, sulla lunga, non l'infinito di Leopardi, ma Infinito Leopardi, cioè la lunga durata della poesia di Leopardi nella poesia di poeti che sono venuti dopo. È dedicato questo libro anche a Pierluigi Cappello, in memoria. Verrà il momento per Infinito Cappello? Nel 2009 il Circolo Culturale Menocchio ha pubblicato, grazie
a Lucio Tollis in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tercento, scuola primaria Olinto Marinelli, un quaderno della collana dell'Università della Prima Età, facoltà unica del libro perché prima età da 0 a 10 anni, da 10 avanti a 100 e fino a quando si dura, istituita in un bar a Montereale con la firma anche di Giampaolo Gri. E facoltà unica del libro perché nella collezione L'Apostrofo, intitolato Voci nella mia voce. Riporta una conversazione sulla poesia, 3 dicembre 2007, tra Pierluigi Cappello e gli alunni della classe 5A, insegnante Graziella Vuerich, e 5B, insegnante Giancarlo Dalmolin. Il testo è stato rivisto, corretto e integrato da Pierluigi nel febbraio del 2009. Un esempio di bottega della poesia itinerante tra la scuola di Tercento e la baracca del dopo terremoto di Tricesimo. Nel mese di febbraio di quest'anno la lettura, bambini e adulti insieme, delle filastrocche raccolte nel volume Ogni goccia balla il tango, che Pierluigi ha scritto per la sua nipotina Chiara. E questa lettura ha dato avvio all'iniziativa I bar andanti, cioè andando di bar in bar, come si chiamano ora le botteghe. Se non ci fossero il bar avremmo potuto intitolare i botteganti. E anche questo, andando di bar in bar, è anche questo un andare a bottega di poesia. Proseguirà con altri poeti che converseranno così, familiarmente, nel bar, sul loro far poesia, sulla loro bottega di poesia. Il quaderno Voci nella mia voce contiene pure brevi poesie di Cappello illustrate dai bambini. All'inizio ne riporta a colori e sparpagliati sulla pagina i titoli delle poesie. Potrebbe offrire lo spunto per prendere parole a caso e usarle come materiale per una o più poesie. E c'è stato fatto, è presente qua qualcuno che ha fatto questa esperienza e che la ripeterà anche da noi. Ad esempio, albero, domani, forse, fiore, lucciola, e mettere insieme a caso. E vedere, tentare di inserire una poesia, inventare una poesia, inventare dei versi. E anche questo, dunque, parole chiare, parole scure, isolate o in dialogo con altre, consonanti o dissonanti. Riporto alcune delle risposte di Pierluigi alle domande dei bambini. Una domanda era: come scrivi? Prendo appunti. C'è un'azione che mi colpisce. Sul mio taccuino segno questa operazione oppure solo una parola che mi suona o risuona bene. Questa parola ne richiama altre, perché le parole hanno una famiglia, hanno un albero genealogico, hanno legami di parentela sia vecchi che nuovi. Man mano queste annotazioni diventano numerose e, certe volte, si condensano in un testo. Scrivi, riscrivi, cancelli? Una volta che un testo è stato scritto, in poesia o in prosa, continuo a correggerlo pian piano, fino a quando le parole volano, come l'aeroplano, come gli aeroplani che in miniatura che faceva lui. Un'altra domanda era: come usi la punteggiatura? Lascio che sia il ritmo a dare la punteggiatura. Quando si scrive un verso, questo verso ha delle regole ritmiche fondate sugli accenti, ma è fondato anche su delle pause. La poesia è un insieme di silenzi e di suoni. Il poeta va a capo. Lo spazio vuoto è il silenzio.
Il primo verso di una poesia è più importante degli altri? Chiede un bambino. È come la locomotiva di un treno. L'ultimo verso è meno importante? Immaginate di lanciare un sasso in uno stagno. Le onde che il sasso produce quando entra nell'acqua si allontanano dal punto di impatto, così come fa il verso quando esce dal silenzio. E quando l'energia dell'impatto si è esaurita, è come se le onde tornassero al punto di partenza. Insomma, l'ultimo verso è una fine, ma è anche un inizio. Con l'ultimo verso termina il risuonare dei nostri sentimenti, che però continua nel silenzio della nostra riflessione. Una poesia di Romano Pascutto di Santino di Livenza, vi leggo anche questi testi per dare un'idea un po' del plurilinguismo friulano, no? E non solo friulano. E Romano Pascutto è andato altrove nel 1982. La poesia fa così, è intitolata Con poche parole. Con poche parole. Con poche parole far poesia grande. Ho sentito prima, le parole, solo quelle che servono, quelle essenziali, non una di più né una di meno. Con poche parole far poesia grande. Come il sas co sciocca sull'acqua e po conta le onde che il manda. No far ciasso e neanche pianzere, piagnistei, come le robe de sto mondo, che manco le ziga, pile e vere. Con poche parole far poesia grande, come fa il sasso che schiocca sull'acqua e poi contano le onde che manda. Non far chiasso e neanche piagnistei, come sono le cose di questo mondo, che meno gridano, più sono vere. Rosanna Paroni Bertoia, per lungo tempo presidente del Circolo Culturale Menocchio, è qua presente, nella parlata di Monterreale Valcellina ha scritto «Scaia, la scaglia, proprio il sasso». La scaia che salta talaga, anassà, il bras che l'ha accompagnata. Il sasso levigato che salta sull'acqua non conosce il braccio che l'ha accompagnata. Appel de aga va, appello d'acqua va, fra cresp e aria, fra increspature e aria, un velo arridusà fra man e aga, come un velo il suo sorriso fra mano ed acqua. Luigi Natale è nato a Dorotelli Nuoro in L'Orlo del Mondo del 2012. Nella poesia Per ogni cosa restituita scrive: in questo campo ghiacciato crescerà ancora l'erba, ripasseranno le nuvole e gli uomini, tutte e due fatti di tempo. Noi saremo foglie che stanno a guardare e racconteremo che il sasso che rimbalza sull'acqua lascia un cerchio e un ricordo per ogni cosa restituita. Che fare di questo sole fermo da sempre alla stessa ora, disegnato in una tazza, se la tua lingua si trasformerà in una rosa, lascia che sia il canto del vento. Altra domanda. Nella poesia, quanto vale il significato delle parole e quanto l'ordine nel quale sono disposte? Qualcuno ha detto che la poesia è la scintilla che scocca, se scocca, quando le parole si incontrano. Vi faccio un esempio. È Pierluigi che parla. C'è una poesia di Giacomo Leopardi che molti conoscono. Si intitola L'infinito. Il primo verso è un endecasillabo e suona così. Sempre caro mi fu quest'ermo a colle e questa siepe, verso successivo. Si sente la fatica dell'andare in su. Sempre caro mi fu
quest'ermo colle. Sono 7 parole. Proviamo ad esempio a scambiare di posto tra loro l'ultima e la penultima. Sempre caro mi fu questo colle ermo. Non si va più su. Il verso è ancora un endecasillabo, ma non suona, non risuona come prima. Leopardi ha scelto una tra le 5.040 possibili permutazioni di quelle 7 parole, e non a caso. Qua con i bambini si fa anche matematica, contemporaneamente. In una raccolta, altra domanda, in una raccolta di poesie, ogni poesia vive per sé o entra in dialogo con le altre? Dipende da chi ha scritto le poesie e da chi ha messo insieme la raccolta. In ogni caso, una raccolta di poesie è un organismo vivente dove ogni poesia è un universo a sé che chiama le altre perché tutte sono tenute insieme dall'io dell'autore. Serve studiare, serve leggere. La funzione della cultura del leggere è quella di acquisire una grande semplicità, una maggiore chiarezza di vista. Più libri e più poesie si leggono, più le cose dovrebbero essere viste in maniera più chiara, elementare, e dovrebbero aiutarci a vederci dentro. In un'intervista in cui parla anche di Pierluigi, Franco Loi scrive: una delle cose che mi riesce più difficilmente comprensibile è il cosiddetto narcisismo dei poeti, se ne è accennato anche prima. Se c'è qualcosa che, per mia esperienza, non appartiene al poeta, è la sua poesia. Dico nel senso di possesso egoistico, di espressione voluta e controllata dall'io. La vera difficoltà consiste nell'entrare in quello stato in cui possiamo essere attraversati dalla poesia. Non siamo noi che abbiamo bisogno della poesia, è la poesia che ha bisogno di noi per continuare a vivere. Io aggiungo una domanda: la poesia piace? Lascio la risposta a Wisława Szymborska. Ad alcuni, cioè non a tutti, e neppure alla maggioranza, ma alla minoranza, senza contare le scuole dove è un obbligo, e i poeti stessi, ce ne saranno forse 2 su 1.000. Piace, ma piace anche la pasta in brodo. Piacciono i complimenti e il colore azzurro. Piace una vecchia sciarpa. Piace averla vinta, piace accarezzare un cane, la poesia. Ma cos'è mai la poesia? Più di una risposta incerta è stata già data in proposito, ma io non lo so, non lo so, e mi aggrappo a questo come all'ancore di un corrimano. Le poesie di Pierluigi sono a nostra disposizione per farne dei corrimano ai quali aggrapparci. Ecco, chiudo però, salto questa parte, chiudo con brevi testi dei poeti ai quali, come a Pierluigi Capello, è stato assegnato l'omaggio del premio Malattia, Giuseppe Malattia della Vallata. Pierluigi faceva parte della giuria, un giudice molto esigente e severo. Dopo aver fatto una scelta andavamo a casa sua e cercavamo, vediamo, secondo te quale scarterà subito, quale, no? Ecco. Un giudice molto esigente e severo, come un esperto artigiano che vede subito, con occhi da basilisco, che vede anche dove non vedono gli altri, anche i minimi difetti di un oggetto. Ecco, e nel 2008 l'omaggio è stato dato a Novella Cantarutti, nel 2009 a Umberto Valentini, nel 2010 a Pierluigi Capello. E vi leggo solo un verso che abbiamo riportato in questo fascicoletto qua. No o Ciantin.
perché che ho tenin dur. Noi cantiamo perché teniamo duro, perché resistiamo. Poi nel 2011 a Ida Vallerugo, nel 2012 a Leonardo Zanier, Zanier una N sola, insiste lui, e nel 2013 a Gianmario Villalta e nel 2014 alle memorie a Federico Tavan. Questa ve la leggo, è breve. E vorrei smitan favela de flores, de ucei e de mil colors. Ulà che la vita è scontenta. O quando vorrei parlare di fiori, di uccelli e di mille colori, là dove la vita è felice. Pierluigi Cappello è andato in Gnò all'alba del primo giorno di ottobre del 2017. Gli amici del Menocchio, assieme con Anna De Simone, Lisa, Erika, Stefania, Cristina e Gianni Fassetta, lo accompagnano anche con le parole che ci ha lasciato in questa libertà. Ognuno di noi ha il suo porto sepolto dentro di sé. Quando io sprofondo nel mio, le prime parole che mi vengono in mente sono quelle della mia infanzia sul colle e sono la parola ombra. Ecco, come i bambini, ombra. Fermatevi a pensare, fermate a sentire che cosa vi viene in mente. La parola pietra, la parola muschio, la parola nuvola, la parola fatica, la parola silenzio. Con le parole, pian piano affiorano i luoghi e i volti. E mi viene incontro mia madre, che mi prende per mano e mi porta a cogliere i bucanevi lungo le rive gelate del torrente a febbraio. E allora, in quel momento, mia madre, io, il candore dei bucanevi sul letto di muschio e l'acqua sulle pietre levigate, siamo di nuovo uniti e rinnovati, custoditi dal silenzio, la parola che preferisco. E anche se so che il silenzio si declina in molte forme, quello che io amo è la cripta d'amore che custodisce e rinnova, dove si scende pian piano, con deferenza, a piedi scalzi. Andiamo insieme a Pierluigi e con passo leggero a respirare i silenzi densamente abitati dei tuoi e dei nostri Gnò. E del poesia Gnò è stato letto un pezzo, non so se è il caso, che non è molto lunga, no? In nessun dove. Con pis liseers e sporcs, con piedi leggeri e sporchi, come che di quel che si vilanta va per strade, come quel di chi fischiettando va per la strada, ma tant che camminando su un fil di lame fine, ma come camminando su un filo di lama sottile. E all'indulà che tu domandis, e al dove vai che tu gli chiedi, lui ridint a ti rispuint, lui sorridendo ti risponde. Senza principi o pensier di fin, senza inizio o pensiero di fine. Io voi discolci, verso il Gnò. Io vado scalzo verso il Gnò. E sei voi il celeste pitturato di un bambino. I suoi occhi, il celeste pitturato da un bambino. Federico Tavan, uno dei poeti amici di Pierluigi, dei suoi Gnò ha scritto che «Hai da sta, dentro i tuoi vuoi, periodeme, devo stare dentro i tuoi occhi per vedermi. Chi sono io per te? Chi sei tu per me? Chi siamo noi per gli altri?» Le parole di Pierluigi sono per noi occhi che se li guardiamo in silenzio, in ascolto, ci aiutano, ci invitano,
ci costringono a vederci dentro per imparare a prendere a pugni il nulla. Una bambina di quarta elementare nel 1917, partendo dalla parola albero, ha scritto: chissà che cosa si dicono i quattro alberi del mio giardino, che un venticello fa sussurrare. Quali storie da boschi lontani porta loro il vento? Ci porta, ci porterà anche le parole, gli occhi, la voce e i silenzi di Pierluigi. Nello stesso libretto, ciclostilato dalla scuola elementare di Grizzo, dalla biblioteca civica di Montereale nel 1987, e che conserva brevi poesie scritte dai bambini partendo dalla parola albero, leggo: davanti alla scuola c'è un noce, tutto solo. Dietro sono in cinque. Ecco cos'è la solitudine. Con la parola di Pierluigi, noi non siamo e non saremo nella solitudine. Dipende però da noi. Grazie Pierluigi per questi tuoi regali che custodiremo in una tasca del cuore. E vai, sono parole di padre Davide Turollo, vai, vai leggero dietro il vento e il sole e canta. Canta il sogno del mondo, che tutti i paesi si contendano di averti generato. Grazie a te, Luigi.